queste ore in Libia stanno continuando i massacri e noi speriamo che finiscano il prima possibile, che Gheddafi se ne vada e che il popolo libero possa decidere del suo futuro. Voglio però denunciare che proprio in queste ore, mentre lì in Libia continua la guerra e il conflitto, ci sono avvoltoi che si muovono da fuori della Libia sulla questione libica. Il primo avvoltoio ce l'abbiamo in casa, si chiama Governo Berlusconi, si chiama Lega Nord. Questi signori stanno utilizzando il dramma libico per aumentare la paura dell'immigrazione in Italia. Nei giorni scorsi hanno parlato di 1 milione di immigrati che sarebbe arrivato dalla Libia, poi si sono accorti che la cifra non stava né in cielo né in terra, hanno parlato di 200-300 mila, non ce n'è ancora arrivato uno. In realtà il problema vero è che la Lega Nord e i ministri della Lega Nord, invece che lavorare per risolvere il problema in Libia e della Libia, stanno lavorando per fare propaganda e campagna elettorale e cercare di tirare su un po' di voti alimentando la paura. Una vergogna. Ci sono altri cornacchie poi che girano, altri avvoltoi, e sono quelli che parlano di intervento militare umanitario, Stati Uniti, Europa. Qui c'è un po' di gente che pensa che dalla caduta di Gheddafi ci si possa tornare a rimettere le mani sulla Libia, a rifarne un protettorato di qualche paese occidentale per beccarsi il suo petrolio a prezzi ancora più bassi e a condizioni di miglior favore. Voglio denunciare in modo nettissimo questo. Noi siamo contro Gheddafi perché il popolo libico possa decidere del proprio futuro, siamo totalmente contrari a qualsiasi idea che dalla caduta di Gheddafi ne possa derivare un intervento militare occidentale in Libia che ricostruisca le basi di protettorati occidentali nel Nord Africa. Questa è veramente una cosa inaccettabile. Diciamo invece che ci sono due cose da fare. La prima è un intervento umanitario civile immediato, portare medicinali, portare cibo. Gli aerei che vanno giù a pigliare gli occidentali che stanno evacuando la Libia facciano il favore di andare giù carichi, carichi di medicinali, carichi di cibo, perché quella gente ha diritto ad essere curata e ha diritto di mangiare. Secondo, che si inizi subito a mettere in piano un piano di intervento di cooperazione internazionale, perché l'unico modo per garantire un futuro a quelle popolazioni, non solo democratico, ma anche di giustizia sociale e di civiltà, è quello che l'Europa la smetta di guardare al Nord Africa come una frontiera da difendere con le armi e inizia a guardare ai popoli e ai paesi nordafricani come dei fratelli dell'altra sponda del Mediterraneo da aiutare con una cooperazione internazionale che permetta a quelle popolazioni di vivere nel loro paese e di viverci decentemente. E quindi contro gli avvoltoi che usano la crisi per produrre razzismo o per giustificare operazioni militari, e invece sì all'intervento umanitario immediato per garantire le medicine e il cibo e nel medio periodo per garantire la cooperazione internazionale.